Carolina Marconi è stata operata per un tumore al seno. L'attrice showgirl venezuelana tra i protagonisti del Grande Fratello 4, rivela tutto sul social. Parla del cancro e racconta le sue paure per sconfiggere la malattia. Inizio la chemio a metà giugno, confida. Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno, ricordo quando i medici me l'hanno detto, mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta, sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine, i pensieri mi tormentavano, mi chiedevo e ora tutti i miei sogni? I miei progetti? Soprattutto di diventare mamma, come faccio? Mi sentivo finita come donna, distrutta, mi mancava l'aria, ero persa, svea Carolina. Video, mi sono calmata, anzi dovevo farlo per forza e sono rientrata in stanza dai medici che a loro volta hanno cercato di tranquillizzarmi, così metabolizzata la notizia mi sono asciugata le lacrime, spiega. I dottori le hanno consigliato di operarsi il prima possibile, il 6 aprile, giorno dell'intervento ho affrontato un'operazione difficile durata più o meno 8 ore perché oltre all'esportazione del tumore dovevo ricostruire anche la mammella, ebbene sì ho sacrificato la mia mammella per evitare la radio. La Marconi prima di addormentarsi ha scritto, ti amo, a tutte le persone a cui vuole bene, aveva paura di non svegliarsi più. L'intervento è andato bene, mi sono svegliata salva salva. È stata dura la ripresa ma io sono troppo tosta. Purtroppo è uscito l'esame istologico, devo fare per forza la chemio per 6 mesi per prevenzione, spiega ancora, il 4 maggio mi è ricrollato ancora il mondo addosso. Perché non era finita lì ma va bene così, mi ero promessa che avrei affrontato tutto con serenità, coraggio e determinazione, sono momenti di vita che vorrei non ti accadessero mai ma combatterò e tornerò a sorridere come sempre. Vorrei ringraziare pubblicamente tutta la mia famiglia, il mio compagno e gli amici che mi sono stati sempre vicino, vi amo, non smetterò mai di ringraziarvi, sono fortunata e un grazie speciale a tutti i medici e infermieri che mi stanno seguendo giorno dopo giorno. Ragazzi, fate prevenzione, vi aiuta a salvarvi e durate di più, la vita è bella, scrive. Carolina Marconi si è presa una pausa dal cancro per un weekend, è andata a Formia, un posto magico per me perché ci andavo da bambina. Ho approfittato di 2 giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno perché non potrò più prendere sole fino a dicembre, ho un po' di ansia ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola. Non vi nascondo che un po' rosico perché mi cadranno i capelli con la chemio, l'ho sempre portati lunghi ma non è un problema, cresceranno. Dicono che dopo la chemio ti crescono mossi, cavolo, io ce l'ho lisci. Vabbè, vorrà dire che non userò più la piastra per farmi mossa. Per me è fondamentale vedere sempre il lato positivo di tutto. Mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi e se volete ci terremo compagnia, così mi potrete dire quale preferite, fa sapere ai fan, sicuramente perderò anche le mie ciglia ma non è un problema, ci sono sempre le ciglia finte che posso sempre incollare. Comunque io sto bene e affronterò tutto con tranquillità, l'atteggiamento per queste situazioni è non perdere mai l'entusiasmo come i bambini e il sorriso perché tutto si risolve e si combatte. Conclude la Marconi. Come fa a sapere la Fondazione AIRT per la ricerca sul cancro, secondo le stime AIRTUM IOM Fondazione IOM ogni anno in Italia vengono diagnosticati 500 nuovi casi, 55.000 donne e 500 uomini, di tumore del seno. La neoplasia si presenta come la più frequente nel genere femminile in tutte le fasce di età.
Grazie ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi precoce, nonostante il continuo aumento dell'incidenza, più 0,9% ogni anno, di tumore del seno oggi si muore meno che in passato, tanto che la mortalità fa segnare un calo del 2,2% ogni anno. La prevenzione del tumore del seno deve cominciare a partire dai 20 anni di età, soprattutto se ci sono fattori di rischio in famiglia, può essere importante anche l'autopalpazione. Dopo i 40 e fino ai 50 si consiglia una mammografia all'anno. Tra i 50 e i 70 una ogni 2 anni.